Buongiorno a tutti, oggi facciamo la recensione di Xiaomi Portable Air Pump. È un compressore digitale portatile a batteria. Ha un sensore di pressione per monopattino, moto, bici, auto e palloni. Lo potete acquistare direttamente su Amazon. Io vi lascio il link in descrizione. Viene fornito di un adattatore per gonfiare i palloni. Io ho preso un pallone un po' vecchio, però, per farvi vedere come funziona. Allora, ha un connettore di carica. Basta aprire qua e direttamente potrete ricaricarlo. Ha la funzione anche di torcia. Viene fornito anche un cavetto che al momento non ho con me. Allora, non appena noi solleviamo questo tubicino, già lui si accende. Viene automatico. Quindi bisogna impostare la funzione desiderata. Quindi in questo caso, premendo questo tasto, funziona la torcia, molto potente. Oltre di illuminare quello che si vuole, illumina anche direttamente per esempio la ruota, un pneumatico, se siamo soprattutto ovviamente al buio. Quindi adesso la spegniamo. Allora, di qua invece possiamo selezionare le varie funzioni. Quindi abbiamo bicicletta, auto, palloni. Abbiamo queste quattro funzioni. Poi, se non sbaglio, mi sembra che c'è un'altra funzione così che ha zero, che direttamente la regoliamo come vogliamo noi. Quindi non la dà come predefinita la funzione di gonfiaggio. Questo si svita, questo qua. Quindi direttamente gli possiamo collegare l'adattatore per gonfiare i palloni, perché se non gli colleghiamo questo non funziona. O meglio, non possiamo collegarci l'adattatore. Adesso prendiamo il pallone. Pallone storico, inseriamo. Poi selezioniamo la modalità pallone e lui inizierà a gonfiare. Si ferma da solo. Diamo l'ok, che è il tasto centrale. Massimo 4, 7, infatti già 6, vabbè, quello lo dico al contrario. Appena è gonfio si dovrebbe fermare da 3. Però siccome io non voglio che si ferma da solo, non fermo io, appena non si fanno mai palloni troppo duri. Non si ferma, infatti si è fermato da solo, a 8, è arrivato lui. Quindi stacchiamo direttamente l'adattatore. Già è gonfio. Io vi invito a acquistarlo perché è un ottimo prodotto. Lo consiglio. Se volete vi potete iscrivere al canale YouTube della Fast Video, che ci saranno sempre nuovi aggiornamenti per quanto riguarda le recensioni. Adesso lo spegniamo, quindi svitiamo l'adattatore per palloni, rimettiamo l'altro adattatore. Forse penso che sia forse per le biciclette, non lo so, per un altro tipo di camera d'aria. Lui si spegnerà automaticamente. Tutto qua. È un po' pesantuccio, però va bene. Io vi saluto e vi mando al prossimo video. Ciao!